ancora una volta Federica è pronta per la 1001 Vela Cup. Anche quest'anno si correrà a Palermo e quest'anno si corre con la barca che era stata realizzata l'anno scorso, però con una nuova squadra, c'è un nuovo equipaggio che si è stato allargato, non è più solo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ma c'è un componente anche che viene dall'ingegneria dei materiali, tra l'altro giovanissimo, il primo anno della triennale. Si è scelto un equipaggio di peso molto più leggero dopo l'esperienza dell'anno scorso con i venti leggerissimi a Mondello nel settembre, e si prevede ci saranno anche quest'anno. Ricordiamo che 1001 Vela è una sfida fra gli studenti dei politecnici, oramai europei. C'è una partecipazione svedese di Chalmers, un'università prestigiosa, con il gruppo coordinato dal professor Larsson. C'è una partecipazione di un'università tedesca e quindi gli studenti si confrontano con un progetto che poi viene realizzato nei laboratori universitari. Ci sono state tesi di laurea, questa barca è il risultato di una tesi di laurea, ci sono stati degli approfondimenti su alcuni aspetti specifici della costruzione, particolarmente l'uso delle fibre naturali, e ancora c'è un progetto pronto per la barca che sarà realizzata l'anno prossimo. Io ho iniziato adesso, ho fatto il primo anno di ingegneria dei materiali e poi sono entrato come novellino nel team e faccio il prodiere sulla barca. C'è un bel team coordinato da un grande professore e quindi veramente è una di quelle esperienze all'interno dell'università che diciamo non si può farsela raccontare, la si deve vivere. Cioè ci ha formato un lavoro di gruppo, siamo stati insieme, abbiamo sofferto, costruito la barca, l'abbiamo vista andare a mare e ci ha emozionato. Diciamo questa esperienza mi ha lasciato il passaggio dalla teoria alla pratica, in quanto noi spesso passiamo tutte le giornate a studiare sui libri quello che sono la costruzione, la progettazione della barca, però non abbiamo mai, è difficile trovare l'occasione per passare dalla teoria alla pratica. Luca Iovinella lo presento io perché è un studente oggi dell'ultimo anno della magistrale, o si avvia l'ultimo anno della magistrale, ma è stato sempre presente nel gruppo e devo dire ha dato un contributo fondamentale, sostanziale, perché ha sempre coordinato tutte le attività e quindi in qualche modo è stato un po' un alter ego, ma soprattutto un collaboratore preziosissimo, senza il quale probabilmente non saremmo. Il terzo anno nel quale collaboro con il professor Bertorello e con tutto il Dieseling Team in questa avventura che è la costruzione di un'imbarcazione da regata in fibre naturali, quindi un nuovo traguardo è quello di avere un nuovo progetto come quest'anno l'abbiamo avuto. Quest'anno correremo con Federica, imbarcazione costruita l'anno scorso, però il progetto futuro è costruire una nuova imbarcazione in infusione con tecniche molto più moderne rispetto a queste qua. La regata comincia giovedì prossimo a Mondello, al Circolo Vela Sicilia, che è un circolo che in questo momento ha un particolare prestigio perché è il Challenger of Records, cioè il circolo rappresentante di tutti gli sfidanti alla prossima America's Cup.